Un paio di settimane fa sul giornale di Brescia è comparso un articolo che diceva che Brescia è diventata la città dalle 100 rotatorie, anzi dalle 100 rotonde come si dice a queste parti. Io ho ancora un conto aperto con le rotatorie e anche col comune di Brescia. Ho fatto una richiesta di rimborso da anni per via della rovinosa caduta che mi ero accorsa finendo contro a un cordolo di cemento che era costituito dalla banchina in parte al marciapiede di una di queste famigerate rotatorie, che andranno benissimo per le automobili ma per i ciclisti costituiscono proprio un rischio grosso. E ho qui tra le mani ancora la lettera del comune di Brescia con cui mi si dice che si comunica che la relativa segnalazione è stata inoltrata eccetera eccetera fondiaria SAI, titolare della copertura assicurativa. La compagnia sopracitata invierà alla signoria vostra una nota che informerà dell'avvenuta istruzione della pratica di sinistro nonché delle modalità di gestione della stessa. E era ancora il 5 luglio, io sono ancora qui che aspetto, ma siccome sono testardo tornerò alla carica. Intanto mi sono levato una soddisfazione, volevo mostrare che cosa succede, le emozioni che si provano a percorrere le rotatorie che si trovano al fondo di via Dalmazia. Allora ho preso la telecamera, l'ho nastrata tutta intorno al casco da ciclista, ho fatto una specie di turbante che mi spiace poi di non aver ripreso, non ho avuto l'opportunità perché non avevo una seconda telecamera, sarebbe stato interessante vederlo, però con questo accrocchio in testa ho percorso tutto questo tragitto che potete vedere in questo video, così provate anche voi l'emozione di percorrere queste rotatorie che sono successive una dietro l'altra. È veramente un'esperienza emozionante, il brivido, il rischio, è una cosa veramente che accresce l'adrenalina nel sangue e è un'esperienza da provare.